Buongiorno, benvenuti a TG2000, vediamo le principali notizie di oggi. La guerra in Medio Oriente, nei negoziati in corso al Cairo qualcosa si sta muovendo per un accordo sul rilascio degli ostaggi israeliani e su una possibile tregua a Gaza, lo ha dichiarato il ministro del gabinetto di guerra israeliano Benny Gantz. Intanto questa mattina almeno una persona è morta in Cisgiordania e 8 sono rimaste ferite in un attacco terroristico vicino a Mahale Adumim su una strada che collega l'insediamento israeliano a Gerusalemme. La situazione umanitaria in tutta la striscia di Gaza è catastrofica. Tra i problemi più gravi c'è quello della malnutrizione e del rischio di contrarre malattie gravi. Dall'Organizzazione Mondiale della Sanità l'allarme per la diffusione di possibili epidemie. La Farnesina convoca l'ambasciatore russo dopo la notizia che Alexei Navalny sarebbe stato ucciso con un pugno al cuore, una tecnica usata dal KGB durante la Guerra Fredda dopo che i prigionieri venivano esposti a condizioni di congelamento. In Ucraina oggi si commemorano i 10 anni della rivolta di Maidan, conclusa nella notte tra il 21 e il 22 febbraio del 2014 con la fuga del presidente filorusso Yanukovych. Intanto la guerra continua e i missili americani forniti all'Ucraina hanno centrato l'adunata di un battaglione di Mosca. In Parlamento oggi al voto l'emendamento sul terzo mandato, sostenuto solo dai leghisti. Matteo Renzi propone all'opposizione di approvare la norma per mandare sotto Fratelli d'Italia e mettere in difficoltà così il governo. L'esecutivo lavora a una stretta sul lavoro nero e sugli appalti. Le nuove misure allo studio sono state illustrate dalla ministra Calderone. Si fa strada l'ipotesi dell'interdizione di 2-5 anni per gravi irregolarità. Il ministro Nordio è contrario al reato di omicidio sul lavoro. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sul progetto del ponte sullo Stretto di Messina dopo un esposto presentato dai leader del PD e di Alleanza Verdi e Sinistra, Schlein, Bonelli e Frattoianni. Andiamo avanti, non ho paura della sinistra e dei giudici, replica il ministro Salvini. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha condannato all'ergastolo Davide Fontana, il 45enne, che l'11 gennaio del 2022 uccise l'ex fidanzata Carol Maltesi, riconosciute le aggravanti della premeditazione e della crudeltà che erano cadute in primo grado. I carabinieri del comando provinciale di Catanzaro hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Catanzaro nei confronti di 22 indagati, 19 sono finiti in carcere, 3 domiciliari per le ipotesi di reato di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa e altri reati. Due ex suore, Gloria Branciani e Miriam Kovac, in conferenza stampa hanno accusato gli abusi sessuali e psicologici subiti da padre Marco Rupnik, artista, sacerdote e gesuita. I fatti sarebbero avvenuti negli anni 90 nella comunità slovena Loyola. Sono almeno 24 i morti per il crollo di una miniera d'oro clandestina avvenuto nella giungla del sud del Venezuela. Si tratta di un bilancio ancora provvisorio, mentre le autorità proseguono le ricerche di eventuali sopravvissuti e dispersi. 3 anni fa, il 22 febbraio del 2021, veniva ucciso l'ambasciatore italiano Luca Attanasio sulla strada di Goma, nel Nord Kivu della Repubblica Democratica del Congo. Con lui venivano assassinati anche il carabiniere scelto Vittorio Iacovacci e l'autista del Programma Alimentare Mondiale Mustapha Milambo. Presentato al Festival del Cinema di Berlino, il film d'esordio di Margherita Vicario, Gloria, è il titolo della pellicola della cantautrice italiana che ha firmato regia, sceneggiatura e musiche. Ambientata alla fine del Settecento, racconta la storia di un gruppo di musiciste che cercano di inventare una musica moderna e popolare. Dopo aver percorso più di 1 milione di chilometri, il lander privato Odysseus è entrato nell'orbita lunare. L'allunaggio dovrebbe avvenire stasera alle 23:49 ora italiana. Sarebbe il primo atterraggio sulla Luna dalla fine del programma Apollo del 1972. E vi ricordo che di questa edizione del telegiornale può essere rivista interamente sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente sugli store Apple e Android. È tutto, l'informazione torna come sempre alle ore 12. Buona giornata.